Vai, vai, andiamo. Ci sono anche con mamma e papà. Andiamo, proviamo. Ecco, dai. Tutti i bambini? Sono per bambini. Tu quanti anni hai? 6 e mezzo. Perfetto. Vai, vai. Così iniziamo, raccontiamo delle storie. Vai. Come ti chiami? Sofia. Ecco, yeah. Andiamo a suonare. E così iniziamo. Dai, vai amore. Io direi di iniziare. Sei. Sofia, ok. Vedi un po', Sofia. Ecco, vai. Ognuno in una posizione. Qua c'è una posizione libera. Chi si siede? Thank you.
pipì dalla camera 104. Qualcuno sta dormendo sul mio cuscino. Sì, credo sia il topolino. E credo che abbia avuto proprio una giornataccia. Anch'io, e non intendo dividere la mia camera con un topo. Così, Ricky accompagna Mr. Fury in una camera al secondo piano. E dorma bene Mr. Fury. Mr. Fury si sdraia sul letto, ma proprio mentre sta per addormentarsi, sente smuovere l'aria. Reception! Qualcuno si è impossessato della mia coperta! Oh beh, sì, sarà il maiale. E vuole che le porti un'altra coperta? No, e poi no! Voglio un'altra camera! Da Mr. Sleepy infuriato. Così, accompagna Mr. Sleepy al terzo piano. E dove non ci sono né topolini né maiali. Mr. Sleepy spiega le pantofole, scivola il letto e sta per chiudere gli occhi quando... Mr. Sleepy, poverino, ha avuto una giornata.
significato. Ecco qua. E comunque finalmente tutti si vanno a coprire. Tanto sono andato a dire solitamente.